Ben ritrovati ragazzi sul mio canale dove parlo di manga, fumetti e quant'altro. Ho anche un po' aggiornato la postazione e l'inquadratura dovrebbe. Sì, a me piace. Non so se a voi piacerà, ma credo che la terrò spesso così. Comunque, oggi volevo mostrarvi l'acquisto fatto di proprio fresco fresco di questa mattina. Sono andato in edicola e ho recuperato questi. Sono le carte d'autore, in questo caso sempre di tema Topolino, le carte d'autore create da Silvia Ziche. Già sul mio canale ne ho trattate un paio di volte di questi mazzi, adesso è arrivato il turno di Silvia Ziche per vedere un po' cosa ci aspetta nello spacchettare questo mazzo di carte francesi. Vediamo un po'. Il numero di Topolino in questione è il 3480 e ovviamente 3481. Eccolo qua. E adesso andiamo a vedere le carte da gioco. Allora, qui raffigurata abbiamo Minnie e qui Paperon dei Paperoni. Allora, ovviamente sono ancora imbustate. Qui bisogna fare molta, molta attenzione, con cautela. Facciamo un taglietto per agevolare l'apertura. Ovviamente sono da collezione, no? Non le voglio rovinare assolutamente. Allora, intanto che apro, do qualche informazione. Il prezzo di entrambi i Topolino con le carte è di lievitato leggermente, che mi sembra che l'anno scorso stavano sui 6,50 euro, se ricordo bene, adesso addirittura 6,90 euro. Bella botta. Ecco qua. Perfetto. Allora, l'asso di picche rappresentato da il nonno dei Bassotti, macchia nera. Il asso di fiori, asso di quadri Archimede, asso di cuori Eta Beta. Poi vabbè, qui sono comuni. Sì, sono tutte comuni. I semi, senza altre illustrazioni. Fino al 10, ok, per poi passare al jack di picche con filo sganga. Questo non ricordo quest'altro personaggio. Poi ovviamente Paperino, posa solerte, Pippo, best personaggio ever, la mia waifu Amelia, Trudy e ovviamente Paperino.
E poi abbiamo, come abbiamo visto prima, Minnie, Rocker Duck, Pietro Gamba di Legno, Paperon dei Paperoni e Topolino. Chi saranno i jolly? Ovviamente Paperoga, Archimede. Ma Archimede era uscito già prima. Ok. E qua vabbè, ovviamente le carte, il regolamento, no, le carte di gioco da autore, vabbè, si firmate Silvia Ziche. Colori di Mario per rotta. Ok. Vabbè, già che ci troviamo, apriamo anche il secondo pacchetto, però qui è raffigurata Amelia sempre e Gamba di Legno. Quindi ne deduco che le illustrazioni presso a poco saranno le stesse, quindi anche un po' inutile, però almeno uno ha un set di carte sia rosse che nere per poter giocare magari a poker. No, sempre imbustate. E infatti, allora, vediamo se riesco a essere più rapido, squiscio, veloce. Dai, senza ovviamente rovinarle. Non ce la fo, ragazzi. No, è impossibile. Aspetta, forse. Ho trovato uno spiraglio. Sì, ok. Easy. Eccole qua. Mostriamole tutte. In modo rapido. Eccetera, eccetera, fino. Sì, sono le stesse, ragazzi. Bene, e anche questo mazzo entrerà a far parte della collezione. Ne ho una miriade, una decina sicuramente ce ne ho. Bene, ragazzi, dato che sono stato molto smart, mo il video è stato molto semplice, non l'ho montato, niente, niente, tutto al più, se volete lasciate un like, se volete, ma era giusto un video di prova per mostrarvi un po' come sarà, come verranno i video in futuro con questa postazione, che a mio avviso mi garba molto come ho sistemato la libreria. Detto questo, ragazzi, io vi saluto e vi rimando a un prossimo video. Ciao a tutti.